È pronto ad infiammarsi il mercato del Foggia. Il fine settimana promette qualche colpo e qualche altra figurina da appiccicare all'album che l'area comunicazione del club ha voluto simbolicamente ideare e che è stata un'idea apprezzata dalla gran parte dei tifosi. Un fine settimana che dovrà partorire almeno un paio di operazioni in entrata, due caselle da riempire. Per il bomber invece la sensazione è che si dovrà attendere. L'obiettivo del Foggia, si sa, resta sempre Facundo Lescano. Per l'argentino, la società del presidente Canonico ha presentato un'offerta economica migliorativa. C'è tuttavia da attendere che maturino i tempi, in considerazione del fatto che lo stesso calciatore, sia pure fuori dai piani della Triestina, intenderebbe capire se c'è possibilità o meno di salire di categoria. Di certo il Foggia non lo aspetterà all'infinito e non è da escludere che nei prossimi giorni, in mancanza di risposte da parte di Lescano e del suo agente, la stessa società rossonera viri su qualche altro profilo. Intanto è partita ieri la vendita degli abbonamenti, prime file davanti ai botteghini dello stadio Zaccheria, vendita riservata agli abbonati della passata stagione che fino al 20 di luglio potranno confermare il proprio posto. 3 giorni dopo, il 23 di luglio, partirà invece la vendita libera, che andrà avanti, così come comunicato dal vicepresidente Emanuele Canonico nella conferenza stampa di presentazione, fino alla seconda gara casalinga in campionato dei rossoneri di Massimo Brambilla.